Ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo video dove continuiamo la nostra rassegna di punti all'uncinetto tunisino, essendo questa la settimana appunto che ho dedicato sul mio canale all'uncinetto tunisino. Ci saranno anche altri momenti in cui farò altri punti, è chiaro. Quest'oggi cosa facciamo? Andiamo un pochino sul rustico. Infatti ho trovato tra gli avanzi che avevo questo Shetland, punge un po' e quindi per indossare, dai, ho pensato insomma di farci qualcosa di arredamento. Quindi oggi con l'avanzo ci sono andata a realizzare i due punti, e per dei tappetini ad esempio di lana questo va benissimo, questo tipo di lana qua, e ho realizzato il punto tradizionale rovescio a uncinetto tunisino, che è questo qua, e ve lo faccio vedere bene, ok, e il punto nido d'ape, che è questo qui. Potrebbe sembrare chissà quanto difficile, in realtà è molto molto semplice da realizzare. Comunque è strettamente legato con il rovescio, perché bisogna saper fare il rovescio per fare questo punto qua, per cui ho deciso in questo video di metterli entrambi. Benissimo, possiamo tranquillamente iniziare perché sono molto semplici. Come sempre, lana, uncinetto, io per questa lana sempre il numero 5, ed iniziamo col punto tradizionale rovescio. Per il rovescio possiamo utilizzare qualsiasi numero di catenelle, non c'è un multiplo da rispettare, come è facilmente intuitiva questa cosa, però noi ne prendiamo una ventina perché per il campione vanno bene necessariamente 20 In un altro video qualcuno mi ha detto: nell'uncinetto tunisino le catenelle non si prendono come le prendi tu, ma si prendono dietro. Allora, questa cosa è parzialmente vera, nel senso che se uno vuole ottenere un bordino alla fine che sia uguale a questo bordino qua di destra, perché poi quello di sinistra e quello finale non è che siano uguali, si gira la catenella, questo è vero, in questa maniera qua, e si va a prendere la maglia dietro, questa maglia che si trova qua dietro, ok? Questa qui, questa maglia qua. Ma non è obbligatorio, quindi non è vero che per nell'uncinetto tunisino si prende sempre la catenella dietro. Uno può prendere la catenella dietro, oppure la catenella si può prendere tranquillamente qua, dove la prendiamo di solito, non c'è nessuna obbligatorietà, possiamo scegliere noi. Comunque accontentiamo la nostra amica che vuole un bordino preciso qua sotto, giriamo la catenella, andiamo, ok, su questa parte posteriore, cosa che è un pochino più indaginosa, però va bene, ci sta, ok, e prendiamo la catenella qui, Poi dopo la prima la troviamo tutta girata la catenella, quindi poi non è difficile dopo andarla ad individuare, perché necessariamente avendo girato all'inizio, no, poi questa catenella me la ritrovo girata. È vero che il bordino inferiore è più carino, però se io ad esempio devo fare una rifinitura intorno, non ho nessuna necessità che questo bordino venga carino, non mi serve, perché comunque devo andare a rifinire. Abbiamo fatto 20 catenelle, le maglie sul ferro dovranno essere 20, va bene? E quindi sì, il bordino eccolo qui, però mi sono dimenticata, per parlarvi della storia qua di sta catenella, di dirvi che il primo giro è appunto tunisi tradizionale, quindi montiamo le maglie sui punti nel giro di andata, e nel giro di ritorno li andiamo a chiudere sempre nella stessa maniera, cioè la prima maglia la chiudiamo da sola, ecco, e le seconde a partire dalla seconda 2 a 2, così queste due insieme, le due successive insieme, e così fino alla fine. Questo è il giro di ritorno, perché abbiamo imparato l'altra volta, no, che ogni giro è formato da un'andata e da un ritorno. Nell'andata si vanno a montare le maglie, al ritorno ecco si chiudono. Nel primo giro quindi noi portiamo il filo sul davanti. Allora, il davanti del lavoro è questo che noi abbiamo davanti a noi, il dietro del lavoro è questo qua che abbiamo dietro, non dietro qua, ma nel senso, per davanti si intende questo che noi abbiamo davanti a noi. Quindi il filo, invece di tenerlo sul dietro, lo portiamo sul davanti, però poi dopo vi faccio vedere come si tiene bene per procedere in fretta. Adesso appunto faccio le cose lentamente per farvi vedere dove deve stare il filo.
Quindi davanti andiamo sul primo punto, che è questo praticamente, e estraiamo l'asola in maniera normale, così come quando lavoriamo normalmente. Ok, quindi portiamo il filo sul davanti, puntiamo l'uncinetto e andiamo ad estrarre l'asola, cioè la maglia. Ok, quindi sul davanti puntiamo l'uncinetto ed andiamo ad estrarre la maglia. Ok, quindi i movimenti da fare sono questi qua, per non stare a rallentare troppo la lavorazione. Normalmente, vedete, noi teniamo così, così, questa qui, no? Così, ok? Quindi lasciamo queste dita e questo filo lo lasciamo passare di qua e lo teniamo un attimo con il pollice. Qui continuiamo a tenere con queste due dita il lavoro, per cui aiutiamoci con il pollice a prendere il punto. Poi riportiamo il filo dall'altra parte e gettiamo l'asola. Quindi non è difficile, perché bisogna fare solo questo movimento qua. Chi lavora a tapestry praticamente è più avvantaggiato, perché sa gestire i movimenti del filo, no? Però vabbè, quando si impara a fare questi movimenti, che sono semplicemente due, ok, sganciare tutto, portare qua sul davanti, prendere il filo e riandare a prendere l'asola. Perché se noi ad esempio facciamo così, no? E poi mettiamo il filo qui, andiamo a prendere il punto, rifacciamo così, ci vuole un'ora a stare a lavorare, mentre invece se facciamo così, ecco, è un attimo, perché non sganciamo mai la lavorazione, cioè non sganciamo mai le mani, no, dalla lavorazione. È semplicemente un passaggio del filo. Quindi vediamolo bene, così, punto e prendo l'asola, il filo sul davanti, punto l'uncinetto, estraggo l'asola, il filo sul davanti, punto l'uncinetto, estraggo l'asola, sempre in questa maniera. Mi raccomando che qua sull'ultimo punto, ok, che è così. Ecco. Per quanto riguarda il ritorno, invece, è sempre uguale, cioè la prima maglia si chiude da sola e le altre a due a due. Nei giri successivi al primo stessa cosa, il filo sul davanti, estraiamo l'asola, il filo sul davanti, puntiamo l'uncinetto e andiamo ad estrarre l'asola, filo sul davanti, puntiamo l'uncinetto, estraiamo l'asola, filo sul davanti, puntiamo l'uncinetto, estrarre l'asola. Il ritorno sempre uguale, chiudiamo uno e poi le altre due a due. Eccolo qui, per cui il punto rovescio, il punto tradizionale rovescio. Quindi ora che sappiamo fare il rovescio, proviamo il punto nido d'ape. Per questo punto invece c'è un multiplo di 2 più 2, quindi 20 per noi va comunque bene, ci è andata bene, in quanto 20 è 2 per 9, 18, no? Il più 2, 19 e 20, quindi va bene.
Ad esempio 2 per 10 20 più 2 22, 2 per 7 14, 15 e 16 sarebbe il più 2, ecco come si calcola, questo lo sapete. E allora ho fatto già 20 catenelle, stavolta le prendo come dico io, perché tanto, ripeto, qui stiamo ad imparare un campione, non devo fare nulla di carino. E quindi salto la catenella, questa qui, la prima catenella, vado nella seconda a partire dall'uncinetto e comincio ad estrarre le maglie, e devono essere 20 appunto sull'uncinetto. Quindi facciamo prima stavolta, perché le prendiamo normalmente. Il primo giro, l'andata e il ritorno, a punto tunisi tradizionale, quindi chiudiamo la prima e poi le altre 2 a 2, perché il giro di base lo facciamo sempre a punto tunisi tradizionale. Perfetto, poi in questo punto ci sono da memorizzare solamente due giri, il primo e il secondo. È chiaro, il primo andata e ritorno e il secondo andata e ritorno. Questo sempre nell'uncinetto tunisino, un giro è formato da un'andata e da un ritorno. Quindi nel primo giro, nel giro di andata, noi facciamo, mi raccomando, impariamo bene, un punto tradizionale. Quindi mettiamo l'uncinetto qua ed estraiamo l'asola. Poi un punto tradizionale rovescio, quindi giriamo il filo e facciamo un punto tradizionale rovescio. E sempre così, quindi un punto tradizionale, un punto tradizionale rovescio, un punto tradizionale, un punto tradizionale rovescio, un punto tradizionale, giriamo il filo, un punto tradizionale rovescio, e così fino alla fine. Punto tradizionale rovescio, tradizionale rovescio, e finiamo con un punto tradizionale qui sull'ultima maglia. Ok. Ritorno sempre uguale, quindi la prima maglia da sola, le altre si chiudono 2 a 2. Perfetto, e questo era il ritorno del primo giro. Adesso nell'andata del secondo giro invertiamo le cose, cioè facciamo, invece che un punto tradizionale e un punto tradizionale rovescio, facciamo un punto tradizionale rovescio, quindi iniziamo con un punto tradizionale rovescio e poi un punto tradizionale, quindi un punto tradizionale rovescio e un punto tradizionale, e così via fino alla fine. Abbiamo fatto tutto bene, dobbiamo finire con un punto tradizionale rovescio. Chiudiamo come sempre, cioè la prima maglia da sola e le altre 2 a 2. Eccolo qui. E già si vede che abbiamo fatto bene, perché questi esagoni qua, queste forme geometriche simili all'esagono in qualche maniera si sono formate. Allora, per riconoscere a quale giro siamo rimasti, se al primo o al secondo, io non vi insegno nessun trucchetto, perché secondo me non ha senso. Allora, noi facciamo così, finiamo sempre con il secondo, interrompiamo sempre con il secondo, in modo che quando continuiamo il lavoro ricominciamo dal primo, necessariamente, perché poi stiamo a guardare, vabbè che si disfa facilmente, se uno vede ha sbagliato, ok, però dai, se noi facciamo primo secondo e poi dobbiamo interrompiamo, sappiamo che la volta successiva cominceremo con il primo. Quindi il primo, vi ricordate, era, no, un tradizionale e un tradizionale rovescio, un punto tradizionale rovescio, quindi un punto tradizionale
e un punto tradizionale rovescio, così fino alla fine. Poi si vede tante cose, dai, che sopra questo qui che sotto era rovescio, adesso ci va il dritto, questo che era il dritto adesso ci va il rovescio, che per carità, uno vede il lavoro, però se all'inizio ancora non siamo tanto esperte, non stiamo a fare cose, o ce lo scriviamo da qualche parte, perché non è una vergogna questa qua, oppure fermiamo sempre il lavoro con il secondo giro e quindi sappiamo che dopo dobbiamo riprendere dal primo. Quindi abbiamo detto dritto, rovescio tradizionale e terminiamo con il dritto. Il ritorno è sempre uguale. Ok, quindi adesso dobbiamo fare il secondo che com'era rovescio tradizionale. Mi raccomando, la prima maglia è questa qui, perché nei giri successivi si nasconde. Rovescio tradizionale dritto, rovescio tradizionale dritto, ecco, no, sopra questa al dritto c'è il rovescio tradizionale. Sopra questa maglia a rovescio c'è il dritto, quindi rovescio tradizionale, dritto, rovescio tradizionale, dritto, dritto e rovescio. Allora, è inutile che quando uno non è pratico cerca, no, di capire, di fare, perché vedete anche da qua si vede che abbiamo fatto bene, questo è un giro che chiude al rovescio, questo al dritto, questo al rovescio, però queste cose si acquisiscono con la pratica. Quando uno ha le prime armi non si deve vergognare se su un foglietto si deve scrivere rovescio, dritto, dritto, rovescio, inizio col rovescio, finisco col rovescio, oppure inizio col dritto, allora finisco col dritto, cioè, capito? Non vi vergognate di fare così, perché l'abbiamo fatto tutti, oppure se alcuni non l'hanno fatto saranno più svelti di noi, che vi devo dire, io lo faccio pur di non sbagliare, poi se mi sbaglio disfo e vado a fare, però non cerco magari di agire in maniera presuntuosa, ecco, di far finta di capire quando poi invece in realtà ho delle difficoltà magari, e allora perché starsi ad angustiare o arrabbiare? Prendo un pezzettino di carta, scrivo quello che devo fare, mi appunto anche dove ero rimasta, che cosa sto facendo, come si chiama, che pagina del prontuario l'ho copiato, oppure in quale video di Uncinetto Fra l'ho visto, l'ho salvato in una playlist, insomma, capito? Dai, ma che chi ci vede tanto? Quello che vedono gli altri è il risultato finale. Poi tutte le cose con cui ci siamo arrivati, quello non lo vede nessuno e non è importante, tantomeno il tempo che ci mettiamo, no? E quindi poi troviamo i nostri trucchetti nel nostro cervello, non stiamo a sentire tante cose, tante storie, perché ognuno impara secondo i propri schemi mentali. Per quanto io possa star qui a dirvi cose, poi lo dovete elaborare nel vostro cervello, ecco, il sistema di acquisizione di queste nozioni che in qualche maniera vi trasmetto io. È possibile che abbiate bisogno di altre cose che io invece non vi sto dicendo. C'è chi ha bisogno, ripeto, di scrivere, chi si ricorda tutto, chi se lo scrive al computer, chi sul telefonino, chi deve fare ad esempio una foto, uno screen di qual era il punto e tutto quanto. Quindi, ripeto, non ci stiamo a vergognare, non ci sentiamo inferiori se così a prima botta, no, magari non riusciamo a fare una cosa, e non ci arrabbiamo con chi lo sta spiegando, in questo caso io, scrivendo appunto tipo non si è capito nulla, non va bene, per carità, non si sarà capito nulla, però se ti metti con pazienza e con calma, secondo me, dai, ci riesci tranquillamente, perché questo è un punto veramente semplice. Allora, con questa cosa ci lasciamo. Rivediamo tutti e due i punti che quest'oggi erano carini, veramente, soprattutto questo, ma a me piace anche questo. Utili, ripeto, per tappetini secondo me, però vabbè, questo provateli e poi mi fate sapere che cosa
deciderete di farci o di fare tutti quanti alla fine della settimana, e vi auguro buon lavoro. Se voi volete, mettetemi un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, condividete questo video in modo da farlo arrivare a più persone possibili, interagite anche nei commenti. Fate tutto, insomma, in modo che questi miei video possano andar bene, anche perché vedo dalle statistiche che state guardando i video di 6 mesi fa e gli ultimi un pochino meno, quindi o non so fare più i video io oppure non lo so, va bene, comunque interagite, che interagire fa sempre bene qua su YouTube, quindi condividete, mettete mi piace, commentate, fate tutto, insomma, quello più cose potete fare e più per me va bene. E quindi vabbè, ci vediamo nel prossimo video con un altro punto oppure altri due, ma non lo so, adesso vediamo. In questo video ne ho fatti due perché erano strettamente collegati, cioè se non si sa fare il rovescio non si sa fare neanche il punto nido d'ape, quindi li ho messi tutti e due in un video senza mandarvi di qua e di là a cercare magari come si faceva il rovescio, ok? Per cui un bacio, un abbraccio, ci vediamo nel prossimo tutorial.